a Minerva, stessa storia, stesso fallimento. Chiediamo l'impegno della Regione Lazio a mantenere ciò che ha sottoscritto circa un anno fa, dove eventuali esuberi sarebbero stati assorbiti dalle aziende del gruppo Regione Lazio. È ora di farla finita con fisse, contratti di solidarietà o in magnifiche casse integrazioni. Questo non è il modo di gestire un'azienda di igiene urbana, non è il modo di comportarsi con i lavoratori, non mantenendo le promesse fatte nel momento che è stato dichiarato il quasi fallimento di Lazio Ambiente. Quindi chiederemo alla Regione adesso che mantenga gli impegni e eventuali esuberi, perché esuberi ci saranno, dovranno essere assorbiti quantomeno dalle aziende della Regione Lazio. Altro ragionamento merita Minerva: c'è stata la disponibilità dei lavoratori a trasferirsi presso questo nuovo consorzio, ma o il consorzio funziona o altrimenti avremo fatto un'operazione, sarà stata fatta dagli amministratori locali e dai sindaci, un'altra operazione a perdere con un fallimento che è dietro l'angolo. Ora, sindaco Sanna, sindaco uscite il comprensorio, non volete i termovalorizzatori, volete una scelta ambientalmente sostenibile, siamo d'accordo, ma già i prodomi di chi non vuole neanche gli impianti di riciclaggio e pretrattamento dei rifiuti, il cosiddetto compound, sono già usciti articoli sulla stampa. Beh, questo costituisce un vulnus che i lavoratori non possono tollerare. Esiste la sostenibilità ambientale, esistono scelte ecologiche. Chiediamo agli amministratori e ai sindaci del territorio che queste scelte siano fatte non per pura demagogia e non perché dietro l'angolo ci sono le elezioni politiche, a prescindere se governi il centrodestra o il centrosinistra. Garantire lavoro, reddito alle famiglie e mantenere in piedi questo nuovo consorzio e risolvere i problemi degli esuberi di Lazio Ambiente. Siamo qui oggi per questo e da qui partirà una mobilitazione che, se non vedrà portare a casa questi risultati, beh, mi dispiace per loro. A prescindere da chi governa, noi torneremo, saremo sempre in piazza. Grande!